Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar del Mulino, sono Irene Venturi per l'Ufficio Università. Oggi vi presentiamo un manuale, è giunto alla sua quinta edizione, il manuale di diritto amministrativo scritto dal professor Marcello Claric, che abbiamo il piacere di avere in collegamento e a cui vado subito a condividere la webcam per darvi il benvenuto. Eccolo qua, Eccoci. professore, buon pomeriggio, benvenuto, ben trovato. Bentrovato lei. Il professore non sarà solo in questo dialogo, in questa videopresentazione, ma dialogherà con la professoressa Nicoletta Rangone, che andiamo subito ad accogliere e a salutare, condividendo anche la sua webcam. Eccoci, professoressa, benvenuta, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. E un benvenuto anche a tutte le persone che si stanno collegando, alle numerose persone docenti e anche studenti che hanno deciso appunto di seguire con noi questo incontro. E alcune brevi parole per spiegare come avverrà la struttura di questo webinar. Ci sarà una prima parte ampia a cura dei nostri ospiti, dedicata proprio all'illustrazione dei contenuti e della struttura e delle caratteristiche di questo manuale. E una seconda parte invece proprio pensata per voi che siete all'ascolto, per il pubblico, dove sarà possibile fare delle domande o anche portare il proprio contributo se anche solo qualcuno di voi ha già avuto modo di utilizzare le edizioni precedenti del volume e saranno sicuramente suggestioni utili e interessanti. Lo potete fare alzando la mano e se siete forniti di microfono vi apriremo l'audio così potete dialogare direttamente con il professor Claric o la professoressa Rangone, oppure avete un apposito spazio nel pannello di controllo dedicato alle chat dove potete scrivere la vostra domanda o il vostro intervento e noi volentieri lo leggeremo appunto ai nostri ospiti. E terminerà l'incontro una breve illustrazione dell'espansione digitale su Pandora Campus. Ormai, come sapete, la maggior parte dei volumi pubblicati negli ultimi anni hanno anche un'espansione digitale e un corredo di risorse e di materiali aggiuntivi. Detto ciò, non voglio rubare spazio e tempo e lascio la parola al professor Claric e auguro a tutti un buon ascolto. Prego, professore. Sì, intanto ringrazio Mulino per questa opportunità di presentare la quinta edizione del manuale di diritto amministrativo. Spetta a me soltanto raccontare brevissimamente come si è arrivati a questa quinta edizione e anche come si è arrivati alla stesura di questo manuale. La prima edizione che ho qui in mano, colore verde speranza, è del 2013. Nasce dall'esperienza didattica alla LUISS Guido Carli, prima ancora all'Università di Siena, ed è un testo che ho scritto nell'arco di 5 anni. Ogni anno aggiungevo delle parti che testavo con gli studenti, fino a poi arrivare a una revisione complessiva, e la prima edizione del 2013 è il punto di arrivo di questo percorso. Io, quando ho scritto il manuale, avevo in mente i miei studenti di giurisprudenza, gli studenti che hanno bisogno sia delle informazioni di base, quelle anche semplici, standard, ma anche avevo presente gli studenti un po' più avanzati, più curiosi, più aperti anche agli approfondimenti. E quindi ho cercato, nei limiti del possibile, di coniugare elementi di struttura classica nella esposizione della disciplina con anche spunti, sperando di suscitare interesse soprattutto di studenti un po' più vivaci. Quindi nasce come un volume per gli studenti, e questo spiega anche la dimensione. Il manuale di diritto amministrativo, come i manuali universitari, non può essere superare un certo numero di pagine, e quindi evidentemente c'è una selezione di argomenti, il diritto amministrativo speciale trattato in modo sintetico non ha la pretesa di completezza per quanto riguarda l'esposizione del diritto positivo. Quello che invece mira a fare è dare i fondamenti della disciplina, della teoria dell'atto di procedimento, dell'organizzazione e così via. E
un riscontro inaspettato in questi anni è che il testo si è affermato anche come testo di base per la preparazione di concorsi. Naturalmente chi prepara un concorso già da laureato non può limitarsi allo studio di un manuale, ma deve poi leggere la giurisprudenza, approfondire qualche elemento settoriale, tenersi aggiornati sulle riviste giuridiche. Però ho avuto anche questa vocazione post laurea che inizialmente non era stata ipotizzata, almeno nel momento in cui scrivevo il testo. E siamo alla quinta edizione, ovviamente non c'è qui la necessità o il tempo di ripercorrere gli sviluppi edizione per edizione. Ma soltanto per sottolineare due aspetti. Intanto l'impostazione di base del manuale è rimasta invariata, anche in alcune scelte che magari un po' opinabili, come per esempio quella di sul piano espositivo di anteporre la disciplina, l'analisi dell'atto, del procedimento, in genere l'attività, e poi in una seconda parte spostare tutta l'organizzazione. Questa è stata una scelta meditata, discutibile, ma che si basa sull'idea che la parte più formativa del diritto amministrativo, anche per come poi utilizzato dalla giurisprudenza, dalla dottrina stessa, dalla pratica, è la teoria dell'atto del procedimento. Per cui pensavo che fosse importante, cosa che ho sempre fatto sul piano didattico nei miei corsi, entrare in medias res immediatamente. La parte sull'organizzazione è spesso anche una componente più descrittiva, informativa, che ritengo meno rilevante. Quindi impostazione invariata, anche la quinta edizione è sostanzialmente identica come impostazione. Secondo criterio, ho voluto evitare quello che è accaduto a alcuni manuali storici. Io da studente avevo studiato il manuale di Sandulli, un grandissimo testo molto, molto formativo, però il professor Sandulli aveva usato la tecnica delle addizioni di edizione in edizione, e addirittura il manuale, l'edizione che avevo studiato io, era zeppato di parentesi, quadre, tonde, frasi. Si vedeva che era una e cresceva anche il numero di pagine di volta in volta. La mia scelta è stata quella di invece di mantenere sostanzialmente invariate il numero di pagine. La prima edizione ha in questo momento il testo a 521 pagine, grosso modo quello che ha la quinta edizione. E come ho fatto questo? Semplicemente cercando di aggiornare, ma anche di togliere cose, elementi che potevano essere importanti in una certa fase, che si sono rivelate invece meno decisive più avanti. Faccio il solo esempio: la legge Madia, noi avevamo riposto molte, come dire, non dico speranze, ma attese sulle leggi di delega, sui servizi di riforma dei servizi pubblici, della dirigenza e quant'altro. In realtà si è rivelata poi una legge che ha prodotto risultati estremamente limitati, e quindi nelle edizioni successive ho quasi espunto il riferimento alla legge Madia. La quinta edizione ha invece mantiene la stessa impostazione con alcune novità, cercando di attualizzare una serie di punti anche per dare il senso, soprattutto agli studenti, della concretezza e dell'aderenza a quello che sta succedendo. Per esempio, c'è una parte dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si usa come esempio di certificazione il Green Pass e anche il Super Green Pass, sono riuscito a mettere all'ultimo, e l'importanza dei DPCM emanati come atti di regolazione e così via. Io potrei fermarmi qui perché non spetta a me dare un giudizio, giudizi. Posso soltanto dire che in questi anni il volume comunque ha avuto vari riconoscimenti, sia da studenti, addirittura la mamma di una studentessa, mia compagna di università, mi ha scritto, e anche di aspiranti neolaureati per i vari concorsi. Quindi personalmente è stata un'esperienza molto arricchente e che mi dà e continua a dare molte soddisfazioni.
Ho finito. Sì, molto bene, grazie per la chiarezza anche nell'esposizione, diciamo, un po' della storia di quest'opera. Passerei quindi la parola alla professoressa Rangone, che so che insomma, anche lei voleva puntualizzare alcune cose sicuramente importanti. Prego, professoressa. Grazie soprattutto a Marcello perché hai dato un supporto importante non soltanto agli studenti, ma anche a noi docenti che cerchiamo sempre il canale di comunicazione più efficace per supportare i giovani nell'affrontare questa materia che può sembrare un ostacolo molto alto, ma che in realtà è una materia estremamente viva e cruciale per il nostro quotidiano. Io volevo fare alcune considerazioni su quella che è l'impostazione del tuo lavoro, lo stile e i contenuti, molto brevemente, non vi preoccupate, perché ritrovo in questi tre pilastri una grandissima chiarezza, una semplicità, ma nella completezza. E penso che quello che andrò a dire poi trova una dimostrazione in quello che ci hai detto. Io non sapevo che il manuale fosse utilizzato anche per i concorsi. Non mi stupisce. Non mi stupisce perché la tua grande capacità è proprio nell'affrontare con profondità, ma evitando il dettaglio che fa perdere l'essenza. Allora, io queste caratteristiche, appunto, le trovo a partire dall'impostazione. Hai già detto tu quella che è la freschezza, la peculiarità dell'impostazione. Io vorrei quindi atto procedimento prima dell'organizzazione. Io vorrei dire che per esempio, sull'organizzazione trovo un grandissimo supporto nella spiegazione di quelle che sono le pubbliche amministrazioni. Questo tuo dipanare il problema così complesso, perché creare dei confini non è semplice, ma è fondamentale perché si parla poi di regimi giuridici. Quindi tu dipani un problema molto complesso a partire dall'amministrazione in senso stretto fino ad arrivare all'amministrazione in senso ampio a cui si applicano singoli magari regimi, anche soggetti di diritto privato, naturalmente. E questo è molto, ecco, si raggiunge la conoscenza attraverso tanti esempi che risultano molto chiari. Poi le fonti, cominciare prima ancora dell'atto del procedimento e dell'organizzazione, tu in realtà cominci dalle fonti e questo è quasi una tua specificità, insomma, non sei l'unico, ma sicuramente sei fra i pochi, lo hai sempre fatto fin dall'inizio e non è un ripetere argomenti di diritto costituzionale, è proprio un supportare poi il discorso successivo che viene, tra l'altro in queste fonti, secondo me, con grande originalità, distingui tra fonti sull'amministrazione e fonti dell'amministrazione, per introdurre il problema così complesso della funzione di regolazione che è sul crinale tra le fonti del diritto e gli atti amministrativi, ma poi per dedicarti ad una descrizione sempre molto sintetica, ma già il fatto di avere dei titoletti che enumerano quelle che sono le categorie principali di atti amministrativi generali, che è un argomento che sfugge moltissimo, insomma, allo studente medio, quando la domanda mi faccia un esempio di atto amministrativo generale, insomma, sembra di facilitare, ma in realtà non è così. Quindi tu ci racconti quali sono, sia proprio a partire così dall'incipit di questo lavoro. Poi due parole sullo stile. È emerso da quello che ci hai raccontato, ma vorrei sottolineare una cosa, cioè dal tuo metodo di lavoro
emerge il fatto che tu no, non aggiungi, ma vai sempre al cuore dell'istituto, del problema, quindi tieni la barra dritta. Sarebbe troppo facile aggiungere, creando un dettaglio, un'inflazione, se vogliamo, di informazioni che non fanno che creare in realtà confusione. Quindi tu ci hai spiegato qual è il tuo segreto nell'aggiungere, togli, ma non con queste tecniche che vanno così di moda, one in, one off, ma con il ragionamento che valuta quello che è ancora importante, ancora attuale. Ora, io mi sono divertita a guardare, no, perché avevo sul divano tutte le tue edizioni e non solo non hai appesantito dalla prima all'ultima, ma sei riuscita addirittura a ridurre il numero di pagine. Ora sappiamo che la quantità non è necessariamente la limitata quantità o la grande quantità, non è necessariamente sinonimo di cattiva qualità di un prodotto nel primo caso, cioè buona qualità di un prodotto, cattiva nel secondo, ma sicuramente espressione di questa capacità di essere sintetico, asciutto, estremamente chiaro, ma appunto comprensivo e comprensibile. La tua scrittura sembra proprio il frutto dell'attuazione, dell'applicazione delle indicazioni di un manuale di drafting. Non so se questo è un complimento, ma io sono assolutamente convinta che qualsiasi argomento, anche il più complesso, si debba e si possa rendere, cioè trasmettere, sia con la parola che ancor più con la scrittura. Qui parliamo di scrittura, ma sono sicura che le tue lezioni, conoscendo i tuoi interventi a convegno, saranno altrettanto chiare, in modo semplice. E questa è una grande dote, perché, ripeto, si trova sia nello stile di scrittura che nell'impostazione di tutto il lavoro. Quando ho uno studente con difficoltà, consiglio, prenda l'indice e cominci a farsi delle domande da solo a partire dall'indice. Ma anche nella struttura di singole parti, penso ai contratti pubblici e ai servizi pubblici. Sono due argomenti che, per diversi motivi, se vogliamo, risultano estremamente complessi. La disciplina dei contratti pubblici è la pietra d'inciampo del diritto amministrativo, perché tu hai lavorato anche, ovviamente non solo nel manuale, il codice commentato, qua si rischia veramente di andare nel dettaglio, di far perdere la visione di insieme. Invece questo capitolo, proprio in modo molto lineare, spiega tutti i passaggi, la parte pubblicistica, quella privatistica, dando tutte le informazioni necessarie, ma nulla di più, e quindi facendo cogliere il senso, la ratio di questo regime così, così complesso, se vogliamo. E la stessa cosa è con i servizi pubblici. Quindi grande chiarezza nella sinteticità. È un tuo stile, e devo dire che anche l'editore ha i suoi meriti, nel senso che ti ha poi consentito, attraverso le glosse, per esempio, di dare un ulteriore supporto al lettore, perché questo tuo essere schematico e molto strutturato nel ragionamento, vediamo appunto una parte dell'indice, quanto può essere di supporto, avere dei titoli così ben, di paragrafi così ben strutturati, ma anche le glosse, così come l'indice analitico, sono sicuramente un grande aiuto per chi lavora sul tuo materiale. L'ultima cosa che volevo dire attiene ai contenuti. Anche questo è emerso da quello che ci hai raccontato essere il tuo metodo di lavoro, quindi meno attenzione alle
riforme Madia che ci hanno fatto tanto sperare, ma arrivo a spiegarvi anche che cos'è il PNRR, come lo inquadriamo, e appunto qui torniamo alla tua parte dedicata agli atti amministrativi generali, che ti voglio proprio dare una conferma sul campo, è molto utile. E quindi il PNRR tra gli strumenti di pianificazione. E io direi che davvero, guardando ai contenuti, siamo di fronte ad un manuale contemporaneo, un manuale che ha la capacità di spiegare cos'è l'interesse legittimo, quindi la cosa che apparentemente è la più astratta, ma tu porti per mano lo studente che arriva a veramente a cogliere appieno, ma anche tu arrivi a spiegare concetti contemporanei. Tra le fonti dell'amministrazione voglio soltanto dire, sarò un pochino così, avrò un occhio particolarmente attento perché sai che studio questi temi, ho una cattedra Jean Monnet sulla better regulation, ma insomma quasi mi commuove trovare in un manuale di diritto amministrativo concetti come il paternalismo libertario, la regolazione cogestita, l'audited self-regulation, le autorizzazioni generali. Ora, questa non è cultura generale, questo è dare la possibilità di comprendere il diritto amministrativo contemporaneo, perché le autorizzazioni generali sono uno strumento che, come sappiamo, è nel codice di comunicazione elettronica, è lì da tempo, ma nel settore postale, cioè esiste, cioè è un esempio di atto autorizzatorio estremamente semplificato, così come la regolazione cogestita che è da te definita una forma di rapporto tra regolatore e regolato, su cui non andiamo ad approfondire, ma i cui esempi sui mercati sono, non dico numerosi, ma insomma esistono. Quando parli delle fonti sull'amministrazione, quindi le fonti del diritto tradizionali, non ci neghi un passaggio sull'inflazione legislativa e la cattiva qualità delle leggi, quindi ancora una volta un approccio davvero contemporaneo, per non parlare della soft law. Hai fatto l'esempio della certificazione verde, penso che sia importante, proprio discutendo di recente in aula questi problemi. Cioè il diritto amministrativo che ci circonda e ci avviluppa, e gli studenti parlano sempre, costantemente, di questo periodo della pandemia, di quello che ha significato l'intervento del legislatore, ma anche a livello amministrativo, sulle loro vite. E allora reinquadrare quello che è per loro un grande condizionamento in termini giuridici, cioè spiegare cos'è una certificazione verde, è un esempio di, appunto, di certificazione che non li farà mai più dimenticare questa tematica in futuro, perché purtroppo l'hanno vissuta anche tragicamente sulla loro pelle. Tra l'altro la descrivi come non soltanto come certificazione, ma appunto non ci neghi le tue letture anche extra giuridiche, diciamo così, o che vanno al di là del diritto amministrativo, e ci spieghi che si tratta di un incentivo non economico. Avrei qualche dubbio sulla qualificazione proprio come regola di default, ma insomma, magari è molto importante capire che non soltanto di certificazione si tratta, ma di un cercare di indurre ad una compliance attraverso delle azioni di supporto non vincolanti, ma neanche l'incentivo economico più tradizionale. L'ultima cosa che voglio dire è arrivi a parlare anche di intelligenza artificiale. Qui sarebbe impossibile non farlo.
potremmo dire, ma non è così scontato. Oggi la realtà dei fatti è che tante amministrazioni fanno uso di intelligenza artificiale, ma il ragionamento sull'inquadramento giuridico resta un pochino è molto ricco quello degli studiosi, ma meno quello delle istituzioni. Quindi tu ci parli della proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale per sottolineare che dovremmo istituire un'altra, forse Autorità. un'altra autorità o dare competenza a un'autorità esistente con tutto quello che ne consegue. Quindi io direi che non posso che ringraziarti perché davvero nel nostro lavoro di docenti questo è il fondamento è avere del buon materiale su cui lavorare, non solo materiale umano, ma proprio materiale vero e proprio. E questo credo che sia un supporto importante. Senti, intanto grazie, inutile dire che i tuoi commenti mi fanno piacere, ma volevo rivelare un piccolo numero di pagine che è rimasto invariato dal di tua sceso. C'è un particolare di cui mi sono ricordato adesso prendendo in mano la prima edizione. Nella prima edizione, nella parte finale, io mettevo anche la bibliografia di approfondimento capitolo per capitolo, che portava via 7, 8, 10 pagine. Quella l'ho tolta. E così ho risparmiato non solo le 10 pagine, ma anche numerose critiche di colleghi che non vedevano citate le loro monografie per mia distrazione. Allora a quel punto o avrei dovuto raddoppiare quantomeno il numero delle citazioni oppure togliere tutto. La scelta è stata di togliere, così non facevo ingiustizia a nessuno, guadagnando una decina di pagine. Questo è un commento così a latere. Quindi in realtà sei stato assolutamente coerente sulla dimensione quantitativa, non c'è una variazione. E tra l'altro anch'io ho studiato su Sandulli e stavo sbirciando, parliamo di 1500 pagine, quindi Grazie. arrivare a dare una conoscenza approfondita del diritto amministrativo senza abusare del numero di pagine è un grande pregio. Ecco, lì però c'è la pretesa della completezza, no? Anche nella descrizione delle singole discipline settoriali, cosa che e in più c'è la parte di giustizia, anche ricordiamolo, no? Che invece. Per scelta editoriale anche del Mulino, avendo io scritto poi il manuale di giustizia, abbiamo fatto due volumi separati. Potevano essere anche condensati in un solo volume, come è capitato per altri autori, ma si sarebbe appesantito forse troppo il primo, e allora la scelta è stata di tenere due testi separati. Esattamente così, e confermo tutta la linea editoriale. Intanto grazie per entrambi gli interventi e sono arrivati anche alcuni ringraziamenti, proprio complimenti per il volume, per la nuova edizione. C'è una domanda che deduco sia di una studentessa che si è anche collegata un po' in ritardo, quindi si scusa se fosse già stato detto. È una domanda perché cerco di riassumerla. Si sta studiando l'edizione precedente, quindi si chiedeva se si può sintetizzare magari in punti quali siano effettivamente le novità di questa quinta edizione rispetto alla quarta edizione, per magari insomma chi non ha diciamo sott'occhio entrambi i volumi, ecco se si può E la magari. domanda che hanno fatto anche alcuni miei studenti proprio in questi giorni, ho iniziato anch'io il corso. Il mio consiglio è di fare un breve confronto tra un collega amico, uno studente che abbia l'altra edizione, perché è difficile, ci sono tante piccole interpolazioni, è difficile riassumere. Alcune le ha ricordate molto bene la professoressa Rangone, il PNR, le certificazioni verdi, l'intelligenza artificiale, anche il riferimento alla giurisprudenza recente sull'atto, no? Sulle selezioni con gli algoritmi, alcuni riferimenti alle leggi del 2020-2021 in materia di Covid sui contratti pubblici, cioè sono tanti piccoli ritocchi.
sui quali appunto, ecco, c'è un paragrafo nuovo quando io all'inizio cerco di inquadrare il diritto amministrativo rispetto alle scienze giuridiche, alle scienze sociali, ho aggiunto un paragrafetto di una ventina di righe sul rapporto sulle scienze storiche, la storia del diritto amministrativo come altro elemento di contesto per inquadrare la materia. In realtà poi, questo è un altro aspetto che vorrei sottolineare, sembra incredibile, ma io questo testo nelle varie edizioni, per le prime bozze, seconde bozze, revisione, l'ho letto e riletto, non saprei neanche dire il numero di volte. Ebbene, ogni volta cambio qualcosa, anche di lessico, di semplificazione di parole, di frasi, quindi non mi è mai riuscito di leggerlo. O come bozze prime e seconde, senza intervenire ulteriormente ad affinare anche aspetti, diciamo, linguistici, banalmente. Grazie, ringrazio naturalmente. Ricordo, perché ho visto che anche qualcun altro non si è collegato alle 15 precise, c'è un momento, se volete, dedicato appunto alle vostre curiosità e ai vostri interventi. Potete alzare la mano se siete forniti di microfono e vi apriamo l'audio, così potete dialogare con i nostri relatori, oppure avete lo spazio delle chat dove uno di voi appunto ha già scritto, dove potete scrivere il vostro contributo e noi lo leggeremo ai nostri relatori. Al momento, se non appunto ringraziamenti e complimenti, non vedo altre domande e magari possiamo nel frattempo passare alla descrizione dell'espansione digitale, così se arriva qualcosa in corsa, poi dopo naturalmente abbiamo ancora un po' di tempo. E se siamo d'accordo, se non volete voi aggiungere qualcosa, io procederei. Ok, allora, come dicevo all'inizio webinar, ormai da un paio d'anni a questa parte tutti i manuali pubblicati dal Mulino hanno un'espansione digitale sulla piattaforma Pandora Campus. Si può accedere in piattaforma per chi acquista l'edizione a stampa attraverso un codice che si trova nella seconda di copertina. Questo codice permette di avere la possibilità di consultare l'edizione digitale per 12 mesi gratuitamente. Chi invece volesse usufruire della copia direttamente o solamente nella sua versione digitale, lo può fare andando sulla piattaforma Pandora Campus e scegliendo autore e titolo, e troverà una formula di acquisto semestrale o mensile, entrambi rinnovabili. La piattaforma inoltre permette di acquistare i singoli capitoli e quindi si possono acquistare separatamente, e ogni libro ha un capitolo di prova gratuito per un mese che permette di conoscere le funzionalità di piattaforma, di fare pratica e senza consumare il codice e senza nessun tipo di spesa aggiuntiva. Noi simuliamo di aver acquistato il nostro libro digitale, aver inserito il nostro codice nell'apposito spazio, ci troviamo nella nostra libreria o biblioteca virtuale e dalla home libro possiamo accedere ai contenuti del testo. E notiamo tutto l'indice, diviso a capitoli, a paragrafi, tutto cliccabile che permette di passare da un punto all'altro del testo velocemente. Una sezione risorse, e questa è importante perché contiene tutte quelle parti, tutti quei materiali di corredo che non sono presenti nell'edizione a stampa. In questo caso abbiamo delle flashcard, abbiamo delle slide per i docenti e degli esercizi per gli studenti. E un cassetto strumenti che contiene tutti gli apparati che si trovano a termine del libro, quindi un glossario, riferimenti bibliografici e in questo caso anche l'indice analitico. Entriamo nel vivo del testo, quindi all'interno di un capitolo la pagina web si presenta in maniera tradizionale, è identico come contenuto, naturalmente il testo digitale al testo a stampa, ci sono i numeri di pagina di riferimento per l'edizione a stampa, e ci tengo subito a sottolineare due aspetti importanti che caratterizzano tutti i volumi presenti su Pandora Campus. E i testi sono interamente accessibili, quindi possono essere ascoltati tramite un lettore vocale a paragrafi o interamente. Questo per chi ha problemi a rimanere molte ore a video, o
semplicemente anche per persone ipovedenti, quindi c'è questa funzionalità importante. Inoltre il testo può essere convertito con 5 font di lettura, si può aumentare o diminuire il carattere, il contrasto e scegliere appunto fra 5 font di cui vi ricordo questo che si chiama Open Dyslexic, che converte tutto il testo con un carattere di agevole lettura per chi soffre di dislessia. Ripeto, funzionalità disponibili per tutti i volumi presenti su Pandora Campus. Ci sono poi alcune funzionalità di base, come evidenziare, prendere appunti, aggiungere appunti o fare delle domande. Le parti evidenziate e gli appunti sono personali, quindi ogni utente vede le proprie, c'è la possibilità di averle in un ambiente specifico. Le domande invece sono comuni a tutti i lettori, a tutti gli studenti che stanno appunto leggendo lo stesso manuale. E sono domande inerenti al contenuto che vengono analizzate, vengono filtrate e a cui si possono, quindi si può dare risposta o fra studenti o fra docenti. E introduciamo qui un po' una novità per questa nuova edizione, ma anche per un po' per la piattaforma, e a breve sarà disponibile proprio un servizio di tutoraggio, nel senso che a fianco al manuale ci saranno delle persone collaboratrici dell'autore a disposizione che potranno rispondere alle domande, risolvere eventuali dubbi di contenuto e periodicamente potranno anche inserire in piattaforma degli aggiornamenti su argomenti di attualità o degli aggiornamenti e anche legislativi. Quindi in più questa nuova edizione avrà nella sua espansione online anche questa funzionalità che avremo modo sicuramente di ricordarvi anche più avanti nel momento in cui sarà concretamente attiva. E, tra le funzionalità che caratterizzano questo testo, fra le risorse, abbiamo poi delle flashcard. Le vediamo all'interno del testo come delle voci in rosso affiancate da un fumetto. Sono tutte le voci di glossario che hanno una definizione a pop-up immediata. Quindi chi sta studiando e non ricorda il significato specifico del termine, aprendo l'icona potrà avere un immediato appunto riscontro senza dover abbandonare l'ambiente di studio e di lettura. Le stesse voci di glossario, che sono tantissime, diciamo, possono essere anche utilizzate come strumento di ripasso di autoverifica. Le troviamo in una barra laterale degli strumenti, nel cassetto degli esercizi, e si presentano come delle vere e proprie card. C'è la definizione. E dietro la card c'è la definizione esplicata e se non ci si ricorda il punto del testo in cui si parla dell'argomento specifico, ci sono sempre i rimandi al testo, naturalmente cliccabili, a cui si può andare a attingere per ripassare meglio eventualmente l'argomento. Si possono fare infinite volte, si possono rimescolare e può essere un buon strumento di studio in una disciplina dove è importante sicuramente l'utilizzo di un linguaggio specifico e non improvvisato. Sempre per mettersi alla prova ci sono degli esercizi, in questo caso si presentano a risposta multipla, si possono anche questi fare infinite volte e caratteristica è che abbiamo una soluzione immediata, quindi abbiamo la risposta corretta o sbagliata che si può immediatamente verificare e nel momento del controllo, in caso di risposta errata, c'è sempre un riferimento al punto del testo, al capitolo e al paragrafo a cui fare riferimento. Noi li abbiamo visti all'interno di un capitolo, c'è la possibilità in piattaforma anche di creare esercizi diversi da capitoli e da paragrafi diversi, quindi ripassare anche argomenti differenti o scegliere proprio gli argomenti da voler ripassare. Inoltre, per i docenti abbiamo a disposizione delle slide che sono riassuntive dei capitoli, sono delle slide in PowerPoint liberamente scaricabili che possono essere personalizzate e utilizzate quindi per fare lezione. E dicevo, possono essere personalizzate perché ovviamente sono state pensate in un certo modo dal nostro autore per essere affiancate al manuale, ma nulla vieta che ognuno di voi possa poi sfruttarle appunto o personalizzarle per il proprio uso. E, io direi che mi fermo qui sull'espansione digitale, sulle principali caratteristiche. Se poi ci sono dei dubbi e delle domande, naturalmente sono a disposizione. Aggiungo solo che il volume è già disponibile, quindi si può trovare nelle principali librerie, sui principali store online e sul nostro sito o anche sulla piattaforma Pandora Campus per chi volesse
fare l'acquisto in digitale. Tutti i docenti che sono all'ascolto possono avere la copia saggio gratuita in visione e se la volete in formato digitale nella Omni Pandora Campus, al box professori richiede l'accesso a un libro, compilando con i vostri dati potete ricevere l'abilitazione, oppure sul sito del Mulino, nella sezione Università, trovate un box con la possibilità di richiedere una copia saggio nella sua versione a stampa. Io, come dicevo, mi fermo qui, non so se si vuole aggiungere qualcosa. Intanto è arrivata una domanda, vado a leggerla così eventualmente poi. Un commento. Sì, Mentre prego. scorrevo la slide ho visto un refuso, Bismarck CK. Purtroppo la questione dei refusi è una tragedia, non si riesce a eliminare. Ce la segniamo, ha fatto bene e molto spesso, guardi, succede che appunto nelle domande su Pandora Campus ci si accorga anche, il lettore si accorge anche di qualche refuso, quindi Purtroppo è normale, anche nel per noi è testo. molto utile questo servizio anche per il prossimo. Studente, qualcuno me li segnala, mi fa sempre una cortesia, così si evita nell'edizione successiva. Certo. Allora, abbiamo una domanda. Il manuale è stato pensato specificatamente per corsi di laurea magistrale in giurisprudenza? Si ritiene sia adatto ai corsi di laurea triennale che prevedono un numero di crediti inferiore per la materia? Grazie. Dunque, questa domanda è giusta da porre. È pensato il manuale ovviamente per il corso di laurea, il ciclo di 5 anni, pensato proprio per giurisprudenza. Tuttavia, per gli altri tipi di corsi di laurea, brevi, in realtà il docente può selezionare eventualmente all'interno. Per esempio, c'è un capitolo che alcuni considerano molto pesante sulla finanza pubblica, che non è tradizionale, qualcuno lo elimina. Quindi probabilmente con un'operazione un po' chirurgica si potrebbe semplificare e quindi presentare un programma anche quantitativamente ridotto dove è necessario. Io se posso testimoniare di aver utilizzato il manuale anche non soltanto nei corsi di giurisprudenza, quindi a ciclo unico naturalmente, ma anche nella triennale di scienze politiche, facendo appunto consentendo di non lavorare sul capitolo finanza pubblica che citava adesso il professor Plaric. E anzi, io confermo quello su cui ho tanto insistito prima, è proprio questa grande chiarezza e poi questo essere fatto a strati, per cui chi ha la capacità di cogliere, coglie anche le suggestioni del professor Klaric, ma chi ha bisogno di una preparazione meno avanzata trova comunque un supporto molto chiaro, apparentemente semplice. E quindi confermo che ha funzionato molto bene anche nel corso di scienze politiche triennale. Ecco, su questo la collega amica Nicoletta ha colto un punto. Io ho cercato, per esempio, se uno prende i paragrafi sulle autorizzazioni, io sono partito dalle definizioni più standard di autorizzazione e concessione, quelle classiche, e poi con una sorta di crescendo ho aggiunto complessità e aggiuntive. Quindi uno, un docente può anche dire, beh, ci fermiamo qui, insomma, come livello di complessità crescente. Grazie, e continuano ad arrivare dei ringraziamenti e dei complimenti. Al momento non vedo mani alzate, non vedo altre. Nicoletta, qualche domanda tu mi pare, se anche abbiamo ancora qualche minuto, se vuoi Sì, approfittare. certo. Guarda, io ti avrei proprio fatto la domanda a cui hai parzialmente risposto, cioè come, intanto te la formulo allora in modo diverso, cioè hai già detto come è nato e come si è sviluppato il manuale, ma quanto è importante per te l'aula? Beh, la Nella prova. l'aula, il rapporto con gli studenti, le domande, cioè la vita universitaria proprio a contatto con i giovani, con gli studenti. Cioè, Sì, quanto c'è diciamo. un
vasi comunicanti tra la tua esperienza di studioso, naturalmente di professionista, e poi il confronto con Diciamo che io ho questi. notato che come esperienza didattica, io insegno ogni anno amministrativo 1, quindi l'ho sempre fatto e continuerò a farlo. E, da quando è uscito il manuale ho cambiato un po' anche il metodo didattico, perché mentre prima, diciamo, non avendo gli studenti un testo come quello che ho scritto, ma ovviamente facendo riferimento ad altri testi manualistici, davo più i miei schemi. Gli schemi che poi ritroviamo qui nel manuale. Oggi invece dando invece quasi per acquisito che il studente comunque può seguire la trama che è quella che ha sempre avuto, sono un po' più libero nell'esposizione, magari faccio qualche approfondimento in più, alcuni temi non li tratto e li invio direttamente, anche perché nel numero di ore non si riesce mai a coprire esperienza in tutto. Allora preferisco magari rinviare e accompagnare le lezioni indicando le parti di manuale che converrebbe che vengono lette in parallelo. Quindi questo un po', quindi mi dà maggiore libertà in qualche modo, mi sgancio un po' dall'esigenza didattica di seguire passo passo gli schemi. E la prova dell'esame finale ti dà degli input per chiarire meglio, approfondire, o hai solo delle conferme, insomma, del fatto che la No, tua. ogni tanto, questo ne ho tenuto conto nelle edizioni successive. Facendo le domande all'esame ci si rende conto che forse la mancata risposta o la risposta parziale non è dovuta allo studente, ma perché magari si poteva spiegare meglio nel testo. E quindi in più occasioni mi sono chiesto, ma come mai tutti rispondono così male o comunque non come mi aspetterei a certe domande? E poi andando a rivedere, mi sono reso conto che ci potesse essere qualche ambiguità o qualche elemento che li portava un po' fuori da quella che era la mia linea di pensiero. Quindi mi è servita anche per autocorreggere e per migliorare alcuni punti. Poi certo, quando la cosa che mi dà più soddisfazione è sempre in base a criteri della complessità crescente, vedere che c'è qualche studente davvero bravo, che arriva anche alle cose più sofisticate. E questo ovviamente vuol dire che riescono, chi si impegna, non è un testo facile, questo lo dico alla prima lezione, insomma, non è un bignami o un del diritto amministrativo, bisogna impegnarsi e ragionare, però chi arriva a livelli di sofisticazione massima è quello il momento in cui dice, vabbè, sono contento di Tra l'altro, aver. se posso aggiungere una cosa che mi è venuta in mente sentendoti, vedo che la linea è un po' disturbata, non so se mi sentite, non dovrebbe mai essere così perché il bello dell'università è vivere la vita universitaria, anche sentire le lezioni, parlare con i colleghi, ma quando ci sono persone che per vari motivi non possono frequentare, devo dire che io consiglio sempre il tuo manuale, ecco, più di altri. E consente il tuo manuale, mi è venuto in mente quando tu hai detto io mi appoggio al manuale, non spiego tutto, perché effettivamente lo puoi fare, perché effettivamente consente una buona preparazione e anche alle persone che purtroppo non possono frequentare l'aula, Su non questo vorrei io dico dare. alla prima lezione che dalle lezioni si deve aspettare qualcosa di più, perché Esatto. quello che io ho da dire come cosa di base sta già nel manuale, quindi diciamo è una base che consente anche, io credo, a chi non frequenta, ho avuto anche riscontri in sede di esame di non frequentanti che poi hanno superato molto bene la prova. Quindi diciamo, proprio per questo è cambiata un po' anche la didattica, perché sento io, non posso arrivare col testo a fare il riassunto pagina per pagina o capitolo per capitolo, quindi
L'idea è che possono studiarselo anche da solo. Chi viene a lezione deve avere un qualcosa di più, che può essere una sentenza recente, che può essere un qualche, so, per esempio, già la prima lezione, l'altro giorno, ho parlato dell'adunanza plenaria sulle concessioni demaniali, per dire. Che peraltro è citata, se non ricordo male, sono riuscito a inserire un riferimento. Sì. Allora, intanto sono arrivate delle altre considerazioni. Ci sono dei saluti dall'Università di Teramo, dal professor De Carolis, che si scusa ma solo perché si doveva staccare, voleva salutare e fare complimenti per un testo completo e innovativo. Quindi questi glieli riporto perché se si è già scollegato il collega e almeno insomma era giusto riportarli. C'è una considerazione sulla realizzazione del PNRR che sarà molto incisiva per l'evoluzione del diritto amministrativo. Non so se qui volete aggiungere qualcosa. Beh, diciamo al PNR non è che ho dedicato pagine su pagine, sono più cioè, c'è una parte iniziale in cui si descrive lo strumento e poi ogni tanto vari richiami e certamente io mi aspetterei che il PNR, le riforme collegate al PNR saranno un po' il filo conduttore di eventuali nuove edizioni del manuale, insomma tra 2 anni probabilmente avremo, se manteniamo il ritmo biennale, qualche primo risultato. Poi magari nelle edizioni successive, chiuso il PNR, toglieremo la parte sul PNR, non so, questo vedremo come evolve, però sicuramente dal PNR, soprattutto per le riforme strutturali che sono previste, abbiamo una nuova delega sul codice degli appalti pubblici, abbiamo nuovi sistemi di reclutamento del personale, abbiamo normative di semplificazione, avremo tante novità, però ovviamente non si possono seguire tutti i micro dettagli dell'evoluzione, questo è evidente, però la tendenza sarà quella di, ecco, mi sono soffermato, questo non l'ho detto prima, anche alle modifiche alla 200, legge 241 e 90 sul procedimento che sono intervenute e ne abbiamo tenuto conto, insomma, per esempio, dato molta rilevanza al principio di correttezza e buona fede che è stato legificato nei rapporti anche all'interno del procedimento amministrativo e del rapporto giuridico. Quindi queste sono le cose. Perché il principio di correttezza e buona fede? Perché è un principio che ha una lunga durata, potrà avere molta evoluzione, come già si vede in qualche sentenza più recente anche dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Quindi il tentativo di vedere, di cercare di vedere quello che non è contingente anche nel susseguirsi di norme, normette e modifiche. Ci sono dei ringraziamenti, ulteriori congratulazioni e grande stima per la presentazione e per la nuova edizione del manuale. E allora, non viene neanche, questo è un commento, non viene neanche tralasciata, la questione sul ruolo della storia delle istituzioni nella comprensione del diritto. E quindi questa è una cosa che viene apprezzata e che immagino possa confermare, forse dall'indice sia. Era proprio un paragrafo nuovo, non c'era nell'edizione precedente, che nasce in realtà da che cosa, che poi le cose sono sempre contingenti. Mi è stato chiesto di partecipare a un convegno del forse maggiore storico delle istituzioni, Guido Meris, in autunno. Allora mi sono reso conto, partecipando a questo convegno, che forse un riferimento anche a quella chiara interpretativa è importante, quindi l'ho aggiunta proprio a settembre-ottobre, il 15. Bene, avremo modo di ricordare poi anche questo appuntamento. E io non ho altri interventi, non vedo nessun commento. Se non abbiamo, sì, se non abbiamo nulla da aggiungere, io chiuderei. Intanto vi ringrazio, ringrazio la professoressa Rangone, ringrazio lei, professor Claric, per la ottima presentazione. E grazie anche per essere stati con noi e per la disponibilità. E io ringrazio sia la creditrice, ma soprattutto Nicoletta, che si è prestata a
questa chiacchierata, discussione. Insomma, elementi di apprezzamento ti fanno piacere, quindi è inutile che ci nascondiamo È un piacere. dietro. Però, per esempio, so per chiudere così in modo più leggero, se uno va sulle piattaforme dove si può acquistare, ad esempio Amazon, Libreria Universitaria, ci sono anche i commenti, le stellette, e c'è anche qualche commento negativo, quindi ogni tanto vado a vedere anche il perché c'è qualche insoddisfazione che è legittima e ci mancherebbe altro. Ma non accetto quando dicono poche stelle perché il libro mi è arrivato sciupato con le pagine e la copertina, quello non è colpa mia, mi dispiace. Purtroppo succede, insomma, fortunatamente è solo qualche caso sporadico. E ringrazio anche tutte le persone che sono rimaste in ascolto. Lascio i nostri riferimenti per se vi viene in mente qualcosa da chiedere all'ultimo, se volete appunto richiedere la copia in visione, avere informazioni anche sui nostri prossimi webinar, università@mulino.it, e saremo lieti naturalmente di rispondervi e di essere a vostra disposizione. Grazie a tutti e auguro a tutti una buona serata, grazie ancora ai nostri ospiti e arrivederci al prossimo webinar. Grazie Grazie. anche di chi ci ha seguito, oltre a Nicoletta e Irene Venturi. Buona serata, buon pomeriggio. Grazie, arrivederci.